Salve ragazzi e bentornati sul canale. Vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Lascia un bel like e condividi questo video con gli amici. A questo punto siamo pronti per montare tutto quello che comprende l'accensione. Quindi andiamo a mettere il fermo per il paraolio lato volano. Ora andiamo a mettere la chiavetta nella sede dell'albero motore, facendola penetrare fino in fondo. Andiamo a montare il piatto che porterà lo statore. Andiamo a montare il rotore facendo attenzione che rispetti la chiavetta. E ora ci prepariamo a montare lo statore. Si portano a battuta le viti di regolazione dello statore senza stringerle perché ancora dobbiamo regolare l'anticipo dell'accensione. Ora possiamo montare il dado che andrà a serrare il rotore dell'accensione. In un secondo momento lo stringeremo. E con l'utensile realizzato sempre attorno in maniera molto ortodossa, potremmo andare a montare il comparatore centesimale e andare a valutare l'altezza del pistone e quindi l'anticipo stesso dell'accensione. Ora possiamo andare a montare lo strumento. E serrarlo per bene. E cercarci il nostro punto morto superiore. Per trovare il punto morto superiore dovremmo vedere la lancetta che arriva ad un punto e poi torna indietro. Quindi quello sarà il nostro punto morto superiore in cui azzereremo lo strumento. Vedete che torna indietro? Quindi noi andiamo a regolare lo strumento e lo azzeriamo. Come potete vedere non supera lo 0, quindi andiamo indietro di 2 mm circa, che sono due giri del comparatore, e andremo a settare il nostro anticipo a 2 mm prima del punto morto superiore, che è questo di qua. Bloccato il pistone al punto desiderato, andiamo ad allineare le tacche. E a serrare lo statore. E andiamo a fare un controllo per vedere se siamo riusciti a
settarlo con un anticipo di accensione di 2 mm prima del punto morto superiore. Quindi ritorniamo al punto morto superiore, vedete che la lancetta non avanza, e andiamo indietro in senso antiorario di 2 giri. Eccolo uno, eccolo due. Andiamo a vedere le tacche e corrispondono perfettamente. Perfetto, anticipo regolato. Ora possiamo procedere a rimuovere lo strumento. E ritirare la spina che in questo caso fa da prolunga per il cursore stesso. Andiamo a bloccare qua e lo mettiamo da parte. Ora serriamo il dado del rotore con una bellissima pistola elettrica. E procediamo a montare il piattello di appesantimento o massa volanica aggiuntiva. Vi ricordo che in questo caso andremo a utilizzare una pompa dell'acqua elettrica e quindi la pompa meccanica e il suo trascinatore non ci serve più. Con una puleggia fissa andiamo a bloccare l'avviomotore e andiamo a stringere bene le viti che non si mollino mentre il motore è in giro per la pista, se no parte il piattello e può far male a qualcuno. Possiamo staccare il motore dalla morsa e ritornare sul banco e completare. Ciao ragazzi e al prossimo video!